Sono tutte donne e hanno un obiettivo: trovare ed eliminare gli ordigni inesplosi risalenti alla guerra tra Stati Uniti e Vietnam, per garantire che la loro terra diventi un luogo sicuro. Le stime sostengono che l'esercito statunitense sparse mine in Vietnam tra il 1962 e il 1975 su oltre 6 milioni di ettari di terreno. Moltissimi ordigni inesplosi si trovano ancora lì e i dati parlano di migliaia di vietnamiti che ancora oggi scontano le conseguenze dei danni causati dalle mine. Non lo facciamo per i soldi, raccontano le coraggiose sminatrici vietnamite, ma per rendere il nostro paese un luogo sicuro per tutti, perché non accada più quello che è successo a tanti. Mio marito, ad esempio, continua la donna, è rimasto ferito da un ordigno mentre andava al lavoro. Vorrei che in futuro quello che è accaduto a lui non accadesse più a nessuno.